Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è finita al centro di alcune critiche da parte dei concorrenti del Grande Fratello. L'attrice, che quest'anno ha assunto il ruolo di opinionista nel reality show, è già stata protagonista di vari scontri e confronti con gli inquilini della casa, ma nelle ultime conversazioni tra i partecipanti, sono emerse osservazioni piuttosto taglienti nei suoi confronti. Beatrice Luzzi, conosciuta per la sua partecipazione come concorrente nella passata edizione, è tornata al Grande Fratello con una veste completamente nuova. Da opinionista, sta commentando attivamente tutto ciò che accade nella casa, e non mancano certo i momenti di tensione. La sua presenza e le sue opinioni stanno scatenando reazioni tra i concorrenti, e nelle ultime ore alcuni di loro hanno espresso critiche verso il suo modo di porsi. Il primo a dire la sua è stato Luca Calvani, che in una chiacchierata con Iago Garcia e Shai La Gatta ha criticato il comportamento dell'opinionista, parla ma pare che scelga sempre di provocare. Fa sempre l'avvocato del diavolo. Tira sempre fuori cose che sono coerenti perché comunque è molto intelligente, però delle volte anche io rimango così. Calvani ha evidenziato la natura provocatoria di Luzzi, ammettendo che la sua intelligenza è innegabile, ma il suo approccio a volte lascia perplessi. La discussione ha poi preso una piega più ironica quando Iago Garcia ha fatto un commento epico, paragonando l'attrice alle streghe di Macbeth, intelligente come le streghe di Macbeth. Loro creano casino. Lei fa un po' questo. Un'osservazione che ha strappato un sorriso, ma che allo stesso tempo non ha celato una critica alla capacità di Luzzi di generare conflitti e tensioni. Anche Shai La Gatta ha detto la sua, dopo aver già avuto diversi scontri diretti con Beatrice nelle ultime settimane. L'ex velina ha sottolineato che Luzzi sta semplicemente facendo il suo lavoro di opinionista, aggiungendo con una vena ironica, è anche un po' il suo lavoro dai, se no stava qui a ricamare l'uncinetto. Pensa quante me ne dirà. Queste critiche e frecciatine hanno attirato l'attenzione del pubblico su social, generando discussioni su come Beatrice Luzzi stia interpretando il suo ruolo nel programma. Sicuramente, la sua presenza continuerà a infiammare gli animi sia dentro che fuori dalla casa nelle prossime settimane, garantendo ulteriori momenti di tensione e dibattito tra i concorrenti.